lo spazio 876 di questa mattina, torna a trovarci un'amica, Sandra qua. Sam, buongiorno. Buongiorno, è sempre un piacere essere qui con voi. E stamattina non sei da sola, chi ci hai portato? Esatto. Ho portato il mio chitarrista, il maestro Emilio Valoroso. Buongiorno. Emilio, buongiorno anche a te. Tante novità, il tuo calendario, la tua agenda sono sempre pieni, ma parliamo di oggi, in questo giorno di commemorazione dei defunti, presentiamo un inno alla vita. Sì, esatto, un inno alla vita, che è il mio nuovo singolo, Amica mia. Un brano scritto a quattro mani, sì. Per la prima volta il testo non è tuo, quindi questa grande novità nel tuo palmarès, sì. Cosa ci racconti di questo brano? Guarda, devo dirti che non doveva esserci nel nuovo progetto, nelle nuove canzoni, ma ho voluto dare spazio fortemente, insomma, a questa cosa che mi è capitata, perché un amico produttore mi chiama e mi dice: guarda, c'è un ragazzo che vorrebbe mandarti dei testi. Io dico: vabbè, io non accetto mai i testi degli altri, perché me li scrivo da sola abitualmente. Però mi dice: no, fidati, leggili. Quindi li ho letti. Quando ho letto questo testo mi ha colpito molto, perché mi ha colpito molto la sua storia. Parliamo di questo ragazzo che si chiama Gio Fusari. E quindi è una storia abbastanza commovente, insomma, che può colpire un po' tutti. Il fatto di questo cambiamento di vita che lui ha avuto da un giorno all'altro, quindi un incidente stradale, l'ha portato a vivere sulla sedia a rotelle. E quindi lui ha voluto raccontare in questo brano un po' le sue sensazioni del prima, di quando era giovane, spensierato, e poi del dopo incidente, di come lui viveva la vita. Per cui raccontando che comunque sia, tutti i giorni, indipendentemente da quello che ti può capitare anche di importante, puoi viverlo in modo positivo. Emilio, passo un attimo a te. Per la prima volta suonate brani non scritti da Samantha. Che differenza avete trovato? Beh, musicalmente più o meno siamo sullo stesso genere, come testi è diverso dalla scrittura di Samantha, sicuramente. È molto bello questo testo, però collaboro con lei nei suoi brani, l'ho dovuto imparare perché non li conoscevo. Per un orecchio attento, Samantha, questo brano si sente che è scritto da una mano maschile. A un certo punto c'è una rima un attimo forzata, adattata a te come persona. Sì, naturalmente cantandolo io ho rivisitato un pochino il testo, ecco, ho modificato anche un paio di frasi, cercando un po' di mantenere il senso logico che Gio voleva dare, ma naturalmente vedendolo un po' anche nella mia di vita, come poteva essere nella mia vita, come poteva essere nella vita di ognuno di noi. La vita, maestra, ci fa prima gli esami, poi ci spiega la lezione. Questo è un po' il riassunto di questo testo. Sì, esatto. Quindi noi viviamo un po' spensierati da giovani, da adolescenti, come dice il testo, facendo un po' anche delle cazzate che tutti fanno da giovani, no? Spensierati, senza ritegno, senza pensiero, e poi a un certo punto ti fermi e devi fare il calcolo un po' di tutto. E questo è stato il suo calcolo che ha fatto della sua vita. Emilio, viviamo e suoniamo a 200 all'ora, poi d'improvviso cambia tutto. Sì, è vero, la vita è imprevedibile. Che per più o meno ci sono cose che avvengono e devi cambiare. Ecco. Anche musicalmente è così, bisogna fare i conti anche con le nuove generazioni, la nuova musica, anche se uno poi è standardizzato musicalmente sulla vecchia musica che ha sempre amato, però poi devi fare conto che bisogna ascoltare tanta musica per essere a passo coi tempi. Emilio, parlate di ascoltare, Samantha, ascoltando il testo, un inno alla vita sì, ma una riflessione più profonda ci porta a pensare a Amica mia come la nuova compagna di vita di Gio, la carrozzina. Sì, diciamo che questo può essere una lettura alternativa, ma giusta in sé, perché nel caso di Gio, come io prendo lui come simbolo,
può esserci un Joe in noi, una carrozzina in tutti noi, quindi un qualcosa che comunque ci ha frenato la vita per come la vivevamo prima. Ma naturalmente, ripeto sempre la frase che io adoro in questo brano, è nonostante tutto tu puoi vivere ogni giorno come se fosse Natale. Natale è quasi vicino, il tuo brano può essere un bellissimo regalo di Natale per fare a tanti, ma in questo brano in conclusione si omaggia anche un grande della musica italiana. C'è un leggero richiamo a De Gregori. Sì, esatto. La parte finale. Sì, esatto, esatto. Beh, ci sta. Io come cantautrice provengo anche in ambito di modalità di scrittura e di crescita con quelli che erano i grandi cantautori, se posso dirlo, con le virgolette intorno, che può essere lui, che può essere De André, per cui sì, loro ci sono sempre. Un po' di influenza c'è sempre. Sì, sì, assolutamente. Parlando del tuo rapporto con Joe, a oggi non l'hai ancora conosciuto, no, ma hai avuto solo la fortuna di incontrare la mamma e il fratello. Sì, ci siamo conosciuti alla presentazione in teatro del brano, e è stato bellissimo perché io sapevo che loro erano lì, ma li ho chiamati sul palco per dire ok, venite perché ho voglia di abbracciarvi, per portare questo abbraccio a Joe poi. E così è stato molto emozionante, anche se poi lo incontrerò a breve. Ti stavo chiedendo l'abbraccio con Joe quando? L'abbraccio con Joe penso ci sia la settimana prossima, quindi sui social ci sarà questa fotografia poi di noi due insieme, per riuscire a ringraziare lui. Lui ha tanto ringraziato me per aver avverato questo suo sogno di portare in musica questo brano, e io ringrazio lui per le emozioni che mi ha regalato. Dopo questo nuovo singolo, quali altri progetti? Allora, c'è un EP, quindi questo singolo fa parte di un EP che uscirà in primavera, ma ci sarà un'anticipazione comunque sempre di qualche cosa il 23 di novembre al Teatro Comunale di Leno, perché faremo un grande evento per l'AIDO, Associazione Donatori Organi, e saremo con il maestro sul palco in Sei Elementi, e faremo una serata dedicata alla musica, ai cantautori e all'amore, naturalmente presentando anche i miei brani. Maestro, invece, per lei il Natale cosa porta? Per me il Natale devo riabbracciare la mia famiglia un po', perché è un po' che non vado, quindi me ne vado nelle mie zone, in Campania. E musicalmente sì, parecchie situazioni anche con la Sam. Quindi Samantha, abbiamo parlato di novità, di progetti. Sogni invece? Bene, come dico sempre, i duetti sono sempre il cassetto dei miei sogni, con qualche big naturalmente, ecco, però rimangono lì ma non si cancellano. Questi sono i sogni irrealizzabili, secondo me, però ci sono anche quelli che si possono portare avanti, magari come i live in teatro, che sono sempre un quid in più che si aggiunge insomma al portfolio della mia carriera. Maestro, invece i suoi sogni? Beh, i miei sogni ce ne sarebbero tanti, però. Beh, sicuramente è quello di suonare di più, di suonare sempre. Sono molto legato alla mia chitarra, quindi, che non mi abbandona mai. L'unica che non mi abbandona è proprio la chitarra, quindi quello è il mio sogno, quello di rimanere sempre nella musica, suonare, ecco, anche fra 20 anni, 30 anni, mi piacerebbe. Tornando al punto di partenza, l'inno alla vita che abbiamo presentato oggi, lascio a voi la conclusione con un inno alla vita. Come dicevo prima, io credo nel vivere la vita ogni giorno in modo positivo nonostante tutto, quindi prendetelo come uno spunto, ecco, per chi ascolta, e ascoltate questo brano sempre con il sorriso, e vivete ogni giorno con il sorriso. Maestro? Sono d'accordo con la Sam, praticamente vedere sempre il bicchiere mezzo pieno anche nelle difficoltà, questo per me è vivere alla giornata. Vivere sempre alla giornata, il momento. Io vi ringrazio per il tempo dedicato, auguro una buona giornata a tutti e due e un buon percorso in musica. Grazie, grazie a voi. Grazie a tutti.